Ciao ragazzi e benvenuti sul canale. In questo video vediamo come filettare, quindi come maschiare, sulla fresatrice. Tutto il lavoro verrà svolto sulla mia fresatrice Orion 4.5 Digit di azienda D'Amato Macchine, ma la procedura è più o meno la stessa per tutti i tipi di macchina. Come potete vedere, sulla mia macchina monto un mandrino B16 con chiusura a chiave. Questo mandrino era in dotazione con la macchina e devo dire che è molto preciso e funziona molto bene, ma per una questione di abitudine lo cambio con uno come questo, che è autoserrante, e il mandrino con la chiusura a chiave lo metto via perché può sempre tornarmi utile. Bene, adesso iniziamo. Come prima cosa metto queste ganasce scanalate sulla morsa di precisione. E poi chiudo questo pezzo di alluminio, avendo cura di appoggiarlo tra le due scanalature. Metto il centrino sul mandrino B16. Cerco di avvicinarmi al pezzo da forare. Metto la macchina in modalità foratura. E infine eseguo il centrino. Adesso apro una piccola parentesi. Questa che vedete è una tabella con le varie caratteristiche di tutti i filetti metrici e, in particolar modo, a noi torna utile il diametro di foratura, dove poi faremo il filetto con il maschio. Comunque, più in generale, per il diametro di foratura dei filetti metrici vale la regola diametro di foratura uguale a diametro del filetto meno il passo. Quindi, se vogliamo fare un filetto M6, abbiamo 6, che è il diametro del filetto, meno 1, che è il passo, e il valore che otteniamo è 5. Quindi metto la punta da 5 sul mandrino B16 e poi eseguo il foro. Fatto il foro, lo svaso. Se non avete uno svasatore, potete usare una punta più grande come ho fatto io. Adesso facciamo un'altra piccola considerazione. Vedete che sul canotto ho poca corsa? Questo è perché sono molto basso con la regolazione del fine corsa, ma se mi alzo fino ai livelli massimi, la corsa aumenta di conseguenza. Quindi quella regolazione che mi avete visto muovere serve per la corsa del canotto. Ma questo a noi cosa cambia? In modalità foratura non ci cambia niente. Infatti basta lasciare la corsa sulla regolazione massima e possiamo regolare la profondità di foratura sulla riga ottica digitale o comunque sul nonio. Ma in modalità filettatura la fine della corsa ci attiva l'inversione del senso di rotazione del mandrino, permettendo la fuoriuscita del maschio. Quindi, preso atto di questa funzione della macchina, metto il maschio M6. Mi azzero sul visualizzatore, mi sposto fuori dal pezzo, attivo la modalità filettatura e vado a regolare la profondità dell'inversione di rotazione del mandrino. Una volta che sono soddisfatto della profondità, torno al punto 0.
metto un po' di lubrificante sulla parte da filettare e poi eseguo la filettatura. Una volta terminata l'operazione, questo è il risultato. Un filetto ben fatto, mi ritengo molto soddisfatto e la vite passa tranquillamente. Comunque, per quanto mi riguarda, sulla maschiatura non faccio mai il filetto finito. Piuttosto lo faccio per qualche millimetro, in modo da avere un imbocco, e poi ripasso a mano con il giramaschi. Oltre alle filettature dritte, questa macchina può fare anche le filettature inclinate, grazie alla sua proprietà di avere la testa inclinabile da meno 90 a 90 gradi, quindi 180 gradi in tutto. Quindi ecco qui la nostra fresatrice, in questo caso inclinata di 30 gradi, e qui andiamo a fare un filetto M10 passo 1. Qui non posso forare direttamente con un centrino, perché appunto essendo inclinati non abbiamo un piano, e allora ce lo andiamo a creare con questa fresa da 10 mm. Fatto il piano, foriamo con il centrino e poi con la punta da 9 mm. Una volta forato, metto il maschio M10 passo 1. Mi sposto fuori dal pezzo e regolo lo scatto dell'inversione di rotazione del mandrino. Quando sono soddisfatto, ritorno al punto di prima, cioè a 0, e poi eseguo la filettatura. Questo è il filetto finito, non c'è male, e anche qui mi ritengo molto soddisfatto. Bene ragazzi, con questo è tutto. Spero che il video vi sia tornato utile, vi ringrazio per la visione, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e come al solito noi ci vediamo al prossimo video.